Ok. Ok, cosa? Cosa? Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi sono qui di nuovo con una nuova puntata di Barbie in Mermedia. Devo dire che io condivido la stanza con mia sorella. E il bello è che io e Rosa lo odio pure. Vabbè, sono cifre casato perché ragazzo siamo 2000, anzi siamo pure pochi più di 2000 e non so proprio come ringraziare. Cioè, siamo una cifra, raga. Cioè, veramente, pensa che siamo così tanti, mi fa un po' strano. Però vi ringrazio perché questo canale siete voi e sono io e siamo noi insieme. Per festeggiare insieme questi 2000 iscritti, ho deciso di fare una cosa un po' particolare. Io vorrei fare un Kevin ti sfido a. Metterò una foto e soprattutto ragazzi ricordatevi di lasciarmi qui sotto così è più facile da trovarli. Dovrete commentare questo video lasciando un hashtag con scritto Kevin ti sfido a sfidarmi a fare le peggio cose. Potete dirmi, che ne so, Kevin ti sfido a dare una capocciata al muro, Kevin ti sfido a magnata la sabbietta del gatto. Voi mi potete scrivere qualsiasi cosa vogliate e poi la farò. Girerò il prossimo video che metterò e farò ciò che voi mi avete sfidato a fare, capito? Ed è una cosa fighissima perché poi io non l'ho mai visto fare a nessuno. Quindi mi raccomando, lasciatemi tantissime sfide qua sotto. Ok, direi di partire subito col video. Ok, agosto è stato un mese pieno di cose. Prima di tutto sono tornato da Berlino, ho lasciato una parte del mio cuore lì, sono tornato, ho visto tantissimi film perché non ho fatto un cazzo i primi 5 giorni tornato. Però vabbè, prima di tutto la canzone del mese. È stato un mese che io sono stato a rota per questa canzone che si chiama Flashlight ed è di Jessie J. Non so se la conoscete, probabilmente la colonna sonora di Pitch Perfect 2 ed è... You know what I mean. Si chiama Flashlight. Ma quella era una caramella al cocco! Che spettacolo! Ecco la canzone! I got all I need when I got you and I look around me and see sweet light. I'm sparking the words from my flashlight. You're getting me through the night. Io amo la follia sta canzone, raga. Io già sapete che io ho una crush da tutta la vita per Jessie J. Però cazzo, sta canzone c'ha delle parole spettacolari. E un'altra canzone invece che ho sentito un sacco si chiama Love Myself ed è di Hailee Steinfeld, che è sempre un'attrice di Pitch Perfect. E sta canzone, raga, mi casa proprio. Cioè la vedo proprio come un inno ad amare se stessi. Perché questa canzone dice proprio: prima di amare gli altri voglio amare me stessa, voglio amare il mio corpo. Ed è troppo troppo un inno a tutti coloro che ogni tanto si buttano giù perché magari si vedono brutti, magari non si piace fisicamente. Questa canzone quando la sento invece mi sento proprio figo, hai capito? Ed è ciò, cioè cazzo, se ascoltatevela perché poi è proprio felice sta canzone. Scream my name. I'm gonna love myself, I don't need anybody else. I'm gonna love myself, I don't need anybody else. Io vi lascio ovviamente tutti e due i link delle canzoni qua sotto, andatevela a sentire bene bene perché soprattutto la seconda è proprio un inno. Un inno. Evento del mese. È un evento, ragazzi, che ho aspettato proprio tantissimo. Ed è stato il 18esimo del mio amico Franco. Ed è stato il 31 agosto. Quindi proprio alla fine, cioè, non si sa. Ma è stato, vi giuro, non mi sono mai divertito così ad una festa. Mai. Cioè, è stata la festa più spettacolare della vita. A parte, vi dico solo che l'ha fatta in piscina. Cioè, è stato, poi è stata compagnia perfetta, presenza di alcol e poi la piscina. No, cioè, raga, top, ve lo giuro, è stato veramente spettacolo. Poi mi sono divertito un casino. Abbiamo ballato, bello proprio. E che se ne scorda quella serata? Ok, il mio punto preferito, la serie TV del mese. Come sapete, ho seguito The Housemates, è finito, finale di stagione, boom. Ma la serie che ho scoperto grazie ad Eleonora, anzi, veramente a tipo Marco e gli altri che hanno fatto nel video dei preferiti di luglio, che vi lascio qua sotto, andate a vedere perché vi tagliate, è stata Scream, che praticamente è basata sulla saga dei film horror. Ma è una serie spettacolare perché è veramente una serie horror. Calcolate che qualcuno, non mi ricordo chi, l'ha paragonata a Pretty Little Liars e non è per niente Pretty. Fidatevi, è molto ma molto più bella, molto, molto più intrigante, veramente horror, spettacolare. Poi per uno come me che ama il genere horror, raga. Ok, come ho già detto, Scream si basa sulla saga dei film, quindi più o meno dovreste conoscere la trama. Diciamo che però si stacca un po' dal film. Ed è quella la cosa interessante, che in realtà c'è una storia completamente diversa sotto. C'è sempre l'assassino, che è lui che si veste uguale,
Però ci sono ragioni diverse per la quale uccide. E soprattutto ci sono degli intrighi, degli impicci fantastici. Film del mese. Questo mese ho visto una cifra, proprio tantissimi, tantissimi film. Proprio mai visti in un mese così tanti film. Però quello che mi è piaciuto di più, forse perché conoscevo anche quello precedente, è stato Kick-Ass 2. Non so se avete visto il Kick-Ass 1, ma a me mi piace, cioè mi piace proprio questo genere, capito? Mi gasano una cifra, gente che se pia pizze, che si ammazzano, proprio, ma no, tipo i sparatori, proprio, capito, che se pia una pigna in faccia, è bellissimo. E mi è piaciuto veramente un casino, molto bello. Regina, lo so che sei in calore, ma vai da Micio. Micio? Io butti a Regina, per favore. E niente, il video finisce qui. E mi raccomando, ricordatevi di lasciarmi qua sotto nei commenti con l'hashtag Kevin ti sfido a, con qualsiasi cosa volete farmi fare in live qui sulla telecamera, per poi vederla nel prossimo video, perché la farò e so sicuro che saranno cose atroci da fare. Quindi cioè proprio sbizzarritevi, cioè ciò che vi dice la testa fatelo 3 volte peggio e io lo farò. Quindi niente, io vi mando un grandissimo bacione, innanzitutto perché siamo così tanti e vi ringrazio davvero, proprio singolo, non lo posso fare, però cioè io pierei il telefono e a ogni cazzo di iscrizione direi grazie. E facendo così è come se lo stessi facendo, perché vi ringrazio da proprio dentro il cuore. Ancora un bacione, grazie per aver visto questo video, grazie per esservi iscritti al canale e se non lo siete fatelo. Tanto basta cliccare qua sotto a sinistra o a destra, non lo so. Tacci tu, ma che fai? Amore, stai bene? Stai bene? Perché mamma mi scrive di stendere la lavatrice? Sì mamma, adesso la stendo la lavatrice.